gli artisti della Galleria Sabrina Falzone di Milano sono approdati a Londra con una monumentale mostra d'arte contemporanea che è ospitata nella suggestiva Birla Art Gallery nel quartiere di lusso del Kensington. Il progetto espositivo Londra in Arte 2015, curato dal critico d'arte Sabrina Falzone, con allestimenti artistici dell'ingegnere Giuseppe Di Salvo, è dedicato alla valorizzazione delle espressioni artistiche europee, dalla pittura alla fotografia fino alla scultura, con novità tecniche e stilistiche. Ma ora scopriamo, un po' nei particolari, anche attraverso alcune loro opere, questi artisti. Per la pittura figurativa, il progetto mostra annovera i nomi di Pierluca Bencini da Milano, di Christian Parmentier Renault dalla Costa Azzurra, di Carmela Chalot da Napoli e di Lucia Calleri da Genova. Il medico artista Pierluca Bencini, nato a Firenze ma residente a Milano, è un affermato chirurgo specializzato in dermatologia. In ambito artistico è stato allievo di William Congdon e le sue opere sono conservate presso il monastero cistercense trappista di Val Serena, presso l'arcivescovato di Milano e di Ferrara. Christian Parmentier Renault, pittrice e scultrice francese che lavora nel proprio atelier di Mandelieu-la-Napoule, ha studiato all'Accademia Belle Arti di Amiens e Havre e si è laureata in arti plastiche alla Sorbonne di Parigi. Carmela Chalot, pittrice autodidatta ispirata ai grandi maestri italo-francesi dell'arte del XIX secolo, ha esposto nelle sale del Carrousel al Louvre di Parigi e in sede di alto pregio per l'eccellenza esecutiva delle sue opere. Lucia Calleri, artista di talento che ha lavorato in Versilia, ha dedicato gran parte della sua ricerca artistica alla raffigurazione di animali intesi come veri e propri autoritratti emozionali. Nell'ambito dell'astrazione pittorica figurano i nomi degli artisti Giorgetta Stefanescu dalla Svizzera, Stefano Torielli da Genova e dalla provincia di Parma provengono Roberto Re e Riccardo Dametti. Giorgetta Stefanescu, innovativa artista concettuale di origine franco-urmena, nata a Bucarest, dove si è laureata in arti plastiche e dove è stata professoressa di disegno all'Institut d'Art Plastique Grigorescu, dal 1992 si è affermata come artista a livello internazionale. Stefano Torrielli, medico, artista che indaga i concetti di spazio, materia e colore. Si distingue in ambito pittorico per uno stile tattile particolarmente materico e un tono inaspettatamente ironico. Roberto Re, pittore, autodidatta, residente a Casaltone, si è diplomato all'ITIS Leonardo da Vinci. Sin dalla tenera età ha manifestato una particolare inclinazione per l'arte e la creatività. Riccardo Dametti da Fidenza si è formato all'Istituto d'Arte Paolo Toschi di Parma, ha esposto in sedi prestigiose nella Fondazione Renzo Cortina e Fondazione Radice a Milano, nella Fondazione Battaglia di Venezia, nel Museo Caproni di Trento, nel Museo d'Arte Contemporanea di Calice Ligure, nella Biblioteca Angelica di Roma e in molte altre città del mondo. Una sezione della mostra Londra in Arte 2015 è dedicata anche alla fotografia, con gli scatti di Antonella Bucci da Roma e Luca Marchetti da Terni. Antonella Bucci, nata in Belgio, ha studiato presso la Scuola Romana di Fotografia. Il suo linguaggio visivo si arricchisce grazie ai numerosi viaggi e a un'accurata ricerca sull'immagine.
Luca Marchetti, LM Art, è un fotografo professionista, creativo e reporter dal curriculum internazionale. I suoi lavori fotografici a tiratura limitata sono contrassegnati dal marchio registrato LM Art. Lungo il percorso espositivo si potranno ammirare anche le bandiere di Jeanette Rucce-Speria, le sculture di Aldo Falchi e di Domenico Zora e le inedite pittosculture di Anselmo Rossanino da Torino. In mostra saranno visionabili anche due bandiere nautiche di Jeanette Rucce-Speria da Milano, nata a Zurigo in Svizzera, realizzate con la geometria frazionaria su foto digitale. Aldo Falchi nasce il 30 novembre 1935 a Sabbioneta, Mantova. Scultore internazionale, ha studiato presso l'Accademia di Belle Arti a Brera, si distingue per uno stile figurativo. Lo scultore siciliano Domenico Zora vanta una carriera ultraquarantennale internazionale. Ha realizzato più di 400 opere, tra le quali alcune di proprietà di Giovanni Paolo II e dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una novità assoluta è data dalla produzione artistica di Anselmo Rossanino, in arte Anro, al confine tra pittura e scultura. L'autore, acuto ed ironico, rappresenta una promessa del panorama artistico e contemporaneo.